Piccione, mentre Zanon, Gigli, Bombaggi e Signorini hanno svolto lavoro differenziato e rimangono in dubbio. Adesso la Sir Perugia, che si prepara alla prossima stagione, ultima settimana di allenamento a ranghi ridotti, perché tornano con la Cerrici dopo la disavventura europea della nazionale azzurra. Prosegue la preparazione della Sir Perugia in vista della nuova stagione caratterizzata da due grandi obiettivi, la Superlega e la Champions League. In attesa di ritrovare De Cecco vittorioso con la sua Argentina sul Cile, l'ultimo match per 3-1 nel triangolare di qualificazione in corso di svolgimento proprio in Argentina, ci sarà domani la sfida con il Venezuela, stanno per tornare con la Cerrici dalla nazionale dopo l'europeo sfortunato culminato nella sconfitta contro il Belgio. Intanto tempo già di bilanci per Anzani, uno dei volti nuovi dei Black Devils, che ha ricordato i ritmi intensi di allenamento imposti da coach Bernardi, come è normale che sia, tenendo conto della fase preparatoria. Ho molti stimoli, ha detto Anzani, sto dando il massimo ogni giorno per arrivare in forma ai primi appuntamenti ufficiali. Buono l'impatto con il gruppo, soprattutto con Ivan Zaitsev e con Cesarini, che Anzani aveva già conosciuto in passato per averci giocato insieme. Si lavora tanto, ha ricordato il nuovo giocatore della Sir, ma in questo periodo è giusto così, bisogna lavorare come dei muri a testa bassa, naturalmente stiamo insistendo molto sui fondamentali, abbiamo iniziato, ha ricordato, a salticchiare da poco con qualche spostamento a muro, ma ovviamente il vero gioco arriverà tra qualche settimana, quando saremo al completo come rosa. Grazie per averci seguito, TAF Channel News torna lunedì, ma non dimenticate l'appuntamento di domani, il calcio di TAF Channel a partire dalle 20:15, poi il fisco inizia alle 20:30.